Buongiorno amici, benvenuti. Come state? Come sta andando? Allora, siamo con in un attimo che dalla regia sistemiamo un paio di cose. Eccoci amici, ciao Milena, ciao Matteo, siete carinissimi, mi collego anche io, mi collego insieme a voi, eccomi, mi collego, mi voglio colleghe anche io, come state? Fatemi leggere un po', mamma mia, siete in tanti, eh? Ciao Francesco, ciao Emanuele! Allora, vediamo un po', mi collego anche io per guardare insieme a voi, ciao Ilaria! Allora, eccola qua, la vedo, ragazzi, sono anche io insieme a voi, vi metto dei cuori. Buongiorno Ilaria! Sei bellerrimo, ciao Giusy, sei perfect, ti vedi? Ciao carissimi, allora voglio iniziare questa diretta dicendo che cosa? Nel frattempo che arrivano tutti ragazzi, quanti, a parte un attimo, facciamo una parentesi, posso fare una parentesi? Attento che ti taglio il ciuffo, vai un po' più indietro. Ah, senza ciuffo ragazzi, allora volevo fare una parentesi, io oggi sento un sacco i polpacci. Anch'io li sento un po', polpacci che fanno male, dolore. Allora, amici ascoltatori, nel frattempo Giuseppe si prepara a questa grande giornata di allenamenti che andremo a fare. Tipo vedete quando vai in chiesa che devi pregare hai bisogno quello per lei, esatto, l'inginocchiatoio. Volevo dire proprio che ieri non sentivo polpacci, oggi, quindi dopo 72 ore perché ciao Eloisa, 24 ore non abbiamo sentito nulla, dopo 72 o 48 ore si sente molto di più il lavoro sui polpacci che abbiamo fatto l'altro giorno. Chi è che ha fatto la diretta con noi giovedì? Dai, vediamo se lo dicono. Nel frattempo, amiche, carissime amiche da casa, mentre Giuseppe si prepara e prepara un po' tutto. Ho in differita, anche in differita. Chi è che ha fatto l'allenamento di giovedì? Vediamo. Ciao Eloisa! Non so Eloisa, chi l'ha fatta. Ciao, ciao! Sai che Eloisa è una grande, sì che lo so. La nostra allieva da ormai. Ciao Giusy! Allora, però posso dire una cosa, posso dire una roba? Certo. Allora, oggi che è sabato, sono venuta in studio, no, qui nel box, con la macchina di Giuseppe. Sapete cosa succede quando i fidanzati ci prestano la macchina? Tutti lo sanno, sapete cosa fanno? Sapete cosa fanno? Ci fanno 27 ore di interrogatorio sul dove abbiamo parcheggiato la macchina, perché la macchina va parcheggiata, amiche, ascoltate bene, in un parcheggio lontano dalle altre macchine. Dove? In un parcheggio senza macchine, in un parcheggio costruito appositamente. E non so, voglio sapere dai maschi, allora, in macchina di Giuseppe non si mangia, non si beve, neanche l'acqua. Se per caso vi va di traverso la saliva, vi fate solo il segno della croce e basta. E pregate la Madonna che vi assista. Non vabbè, sì, è proprio così. Non si mangia, non si beve. Giusy, non è proprio così. E non si parla neanche. Vabbè, come solito anche i piassaggi. No, è vero questa cosa. Cosa mi hai chiesto? Dove è il parcheggio? Ma quale? In quel parcheggio dritto, parcheggio. Ma in che punto? Allora, ma c'erano macchine intorno a te? Il discorso è molto semplice.
Ha ragione. Se noi abitiamo molto vicino dall'ufficio case, molto vicino, e io no. Lo fai sempre. Di casa, ho detto, ma com'è possibile che ci ha messo mezz'ora per arrivare qua? Dove parcheggiare? Perché ho creato il parcheggio. No, hai fatto 6 giri della l'ho affittato. Ho affittato un parcheggio privato. Un piccolo centro, ok. Là che gli piace fare il giro. I giri con la macchina nuova, come i bambini quando gli regali un gioco nuovo. Però ho parcheggiato in un parcheggio. In un parcheggio normale. State seguendo insieme. Un parcheggio per macchine. Vittorio o sei Giusi? Chi siete? Comunque ho parcheggiato in un parcheggio per macchine e la prossima volta parcheggio in un parcheggio speciale. Meno male che era il parcheggio per quello per i motorini, se no veramente. Allora, le biciclette. Allora ragazzi, intanto cosa volevo dire? Ah, che Simone ha fatto l'allenamento con noi, l'ha fatto anche Ilaria, tostissimo dicono, l'allenamento di giovedì. Infatti volevo capire un attimino se anche voi sentivate un po' i polpacci, Per quanto riguarda invece l'allenamento di oggi, quanto mi piace dire che oggi non servirà nulla a livello di attrezzi, ragazzi, che voi non avete idea. Allora, oggi non servirà nulla a livello di attrezzi, quindi solo tanta buona voglia e volontà di fare. E il giusto parcheggio. È il giusto parcheggio. Quando riaprono le palestre? No, mica siamo. Guarda che lui è Giuseppe, ma non Conte, eh. È Giuseppe Semplice, Ottavio. Quindi non lo sappiamo. Ti sei sbagliato con Giuseppe Conte, mi dispiace, Ottavio. Non lo so, sinceramente l'ultima volta che io ho fatto una previsione sulle palestre, se riaprissero oppure se chiudessero oppure no. Hai sbagliato. Ho sbagliato perché secondo me le palestre non chiudevano più dopo quella chiusura che c'è stata nel primo lockdown. E invece hanno ma noi amici da casa ormai andiamo al box in palestra, non ci andiamo più, si sono deciso così di chiudere le palestre e quindi a quel punto abbiamo optato noi nel farci il box e comunque tutto il 2020 ci siamo passati a casa con gli allenamenti che avete visto in diretta. E ragazzi, riapriranno, non si sa quando, sinceramente io il telegiornale lo guardo anche poco. E ne sa sicuramente più anche di me. Ma certo, come no? Ma non lo so, ma non cosa ne. Intanto lunedì l'Emilia Romagna torna gialla, quindi potremo andare a pranzo fuori. Lunedì prenoto subito un pranzo fuori. Io realmente non so come stanno andando avanti i ragazzi delle palestre, chi ha delle palestre in gestione tutto. So che sicuramente sono veramente molto molto in difficoltà. E questa è una cosa che dispiace, però. Che dire, sicuramente non è facile né per chi gestisce le palestre, però neanche soprattutto per tutti i clienti che hanno abbonamenti in palestra o hanno voglia di andare in palestra e non possono andare e devono allenarsi a casa. Capisco che per molti sia comunque più divertente, anche probabilmente più divertente, o comunque sa, si incontrano le persone, andare in palestra, si fanno amicizie, si provano attrezzi nuovi. Posso capire questa cosa qui. Sicuramente io spero che per metà 2021, entro la metà del 2021, quindi immagino aprile, maggio, realmente possono riaprire, ma è una speranza più che altro. Io metto dei cuori così per darvi coraggio. Non è sicuramente una certezza, Ottavio, ok? Perché sicuramente ogni volta che. Guarda che Ilaria ti ha corretto un congiuntivo, ma Ilaria, ma non ci fare caso. Ilaria, ma lascialo andare nel flow del. No, cioè, non. Non ti preoccupare. Con me i congiuntivi è una battaglia aperta. Sì, vedi, neanche io lo correggo più. Andiamo avanti così. Credo di aver sbagliato anche 2-3 congiuntivi quando sono andato a TV 2000. Quindi non è un modus operandi. Allora, lui quando distribuivano la grammatica italiana era fare educazione fisica, quindi cioè, dovete scusarlo. Scusatelo. Allora, che figure mi fai fare, guarda. Per quanto riguarda allora l'allenamento di oggi, 12:07, 3 minuti e partiamo, ragazzi. Allora, l'allenamento di oggi, come vi ho preannunciato, è un allenamento che si può fare tranquillamente a corpo libero.
non dovete avere, l'unica cosa che dovete avere è un tappeto oppure un tappetino. Giusto. Cioè, vedete voi se avete. Comunque vai sul tappetino, perché prima di iniziare, così a freddo, ci fai 5 flessioni, anzi push up, per aver sbagliato il congiuntivo. Prego, prego. Se ce l'hanno corretto, grazie Ilaria per questa segnalazione. Vai, vai a fare delle cose punitive. Giuseppe, ho sbagliato io il congiuntivo nello scrivere. Ah, scusa. Ah, vabbè, allora non fa niente. Cioè, una volta che non sbaglio io, Io davo per scontato che fossi tu. Ilaria, vai tranquilla. Siamo in una grande famiglia, quindi per noi... Anche perché, non so se vi capita anche a voi, ma io quando mi rilasso sbaglio realmente a parlare. Cioè, quando mi rilasso mi capita che ne so, sono in famiglia, non coniugo un verbo. Qualcuno lo fa pure notare, ma quando sono in famiglia... Qualcuno, i riferimenti a cose e persone sono assolutamente non voluti. Ok, allora, io direi che per oggi ci siamo già in un bel po', i nostri appassionati del sabato non ci deludono mai e oggi non vi deluderemo con l'allenamento di oggi perché sarà veramente un bel allenamento. Allora, alziamoci. 12:09, andiamo col timer. Andiamo con allora ragazzi, oggi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ma 23, stai contando, scusa? 24 esercizi. Non sto dando i numeri, sono veramente 24 esercizi. Sembro io quando vado al Giappo, che ordino tutti i piatti. Hai ragione. E sono 24 esercizi che andremo a fare a distanza di 30 secondi l'un l'altro. Sono tutti diversi e basta, tutto qua. Quindi io devo capire se mi conviene mettermi questo direttamente sul cellulare, perché altrimenti divento matto. Dopodiché si parte, ragazzi, ok? 30 minuti di allenamento, posto con noi. Fatemi vedere se riesco a condividermi il tutto sul cellulare, così partiamo, così non devo stare sempre appiccicato al computer. Allora, questo è iPhone Giuseppe. Ok, perfetto. Ci sono. Perfetto. Piccolo scaldamento ragazzi, parte superiore. Da un piccolo scaldamento parte superiore. Circonduzione avanti. Dietro. Leggermente andiamo sul lato, inclinazioni subito sull'altro, dinamico e andiamo. C'è un po' di scaldamento, ma gli esercizi saranno abbastanza intensi dal punto di vista muscolare. Andiamo giù a toccare le punte pian piano, tutte e due, e veniamo su. Giù. Su. Un'altra. Giù. Adesso mano destra tocca piede sinistro e viceversa. Allora, oggi sarà una sessione di plank, ok?
io la chiamo Iron Plank. Che dire, partiamo da terra. Allora, pronti? Andiamo sui gomiti, che abbassa leggermente, ok, in modo tale che mi si vede bene. Regia, eccoci. Allora, andiamo prima sui gomiti e stiamo lì 30 secondi, dai, insieme. Io vi leggo, eh. Allora, tra un esercizio e l'altro c'è sempre passa un mare, c'è sempre i 30 secondi di pausa, ok ragazzi? Quindi la Cri vi legge. Vi leggo, amici. Ok, rimaniamo lì 30 secondi, ragazzi. C'è sempre. Ok, molto bene. Bravi. Allora, questo è un esercizio di resistenza, oltre che fisica, anche mentale. Io direi soprattutto mentale. Ok? L'esercizio che andiamo a fare adesso invece è laterale col gomito. Quindi è plank laterale, un piede sopra l'altro. Aspettiamo il gong e al gong vi mettete nella mia stessa posizione su un gomito. Io adesso sono sul gomito sinistro, ok? Aspettiamo il gong, vai, 30 secondi da adesso. Sono qui, amici. Siamo lì. La Cri è qua con noi. Ok, questo è un tipo di allenamento che io includo almeno una volta a settimana. Una volta a settimana lo faccio sempre, un tipo di allenamento del genere, perché aiuta a migliorare la resistenza in isometria e soprattutto dà un gran beneficio a livello del core, ok? Pausa. Io cambio posizione, andiamo dall'altra parte. Quindi gomito, in questo caso io terrò il gomito destro. Pronti? Vai! Ci siete? 30 secondi da adesso. Adesso anche io scrivo delle cose. Vuoi scrivere delle cose? Sì, ho scritto. Di che tipo? 30 secondi così, ragazzi. Ok. Pochi secondi ancora. Pochi secondi ancora, bravi, ottimo, stop, bene. Gli esercizi vanno un po' per difficoltà, ok, per livello, quindi adesso partiamo con un livello basso e man mano aumentiamo. Ottavio dice, peccato che non lo fate alle 10 di mattina, Ottavio, lo facciamo mezzogiorno, non si mica qua per te. Ognuno sceglie l'orario preferito, diciamo. Guarda, questa diretta è registrata, parla domani alle 10. Infatti, potenzialmente è un qualcosa che molti fanno. Plank sulle mani. Con le mani! Dai, stiamo lì e teniamo bene. Ma perché le 10, Ottavio? Cos'hai da fare a mezzogiorno, Ottavio? C'è stato un periodo, Ottavio, che le facevamo alle 8 di mattina. Alle 8 di mattina non c'era nessuno, Ottavio, ce ne sono io. Poi ti spiego perché a mezzogiorno, perché è una cosa che molti se la chiedono, questa cosa qua. Ok, riposo. Allora, io vedo molto il beneficio di fare allenamento prima dei pasti principali, ad esempio prima di pranzo o prima di cena, proprio perché dopo aver fatto colazione e aver fatto uno spuntino prima di allenarsi, si ha, diciamo così, il corpo più predisposto all'allenamento. Quindi, diciamo, i miei pasti principali, i miei allenamenti sono solitamente prima dei pasti principali, ok? Sulla mano sinistra in questo caso, posso tenere anche i piedi distaccati uno dall'altro, uno dietro l'altro, così. La mano in alto, la mano, ciao. La possiamo tenere dove vogliamo. Bello questo, la mano che saluta. La mano che saluta. Ciao amici! Eccoci qua. Resistenza sulla spalla, ragazzi, qua è importante perché andate a trattenere gran parte del vostro peso con il deltoide, con la spalla che lavora con i muscoli stabilizzatori, ok? È importante. Cambio lato. Ottavio, devi
anche cucinare per suo papà, che carino. Cosa cucini oggi, Ottavio? Diccelo! Laterale destro, andiamo sul braccio destro, mi do il via. 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, via. La mano la potete tenere qui, la potete tenere dietro la testa, la potete tenere anche sul fianco. Poi prevedete. L'importante è che mantenete la posizione di isometria sul braccio. Qua sentirete sì l'addome, ma solitamente chi non è molto allenato sugli stretti superiori sentirà molto la spalla in stabilizzazione. Però è molto importante questo esercizio, vi dà molto resistenza, molta forza. Ok, stop. Perfetto. Ok, ricambio di posizione, mi rimetto di qua. L'esercizio che andiamo a fare adesso, il rematore, è sempre puntante sulle mani. Le mani in questo caso però sono strette e le gambe sono larghe. Ti faccio vedere. Quindi mani strette, gambe larghe, cioè larghe, un po' più larghe del tappetino. Le mani invece stanno all'interno del tappetino. Vai! E vado a toccare con la mano dello stesso lato il gluteo proprio dello stesso lato. Così. Il rematore. Ma l'abbiamo sempre fatto questo? Oh, ma perché ci hai preso? Ilaria, ma vero che lo sai fare questo? Beh, vedi, tutti sono come Ilaria che seguono tutte le dirette. Emanuele! Ottavio, è la prima volta che fai contro le dirette, io la prima volta che ti sento. Che carino Ottavio, quelli che sta cucinando. Che te fai il bello? Che cucini di buono? Mountain climber. Oh, okay. Guarda cosa cucina, verdura e una zucca al forno. Bene. 80 grammi di pasta con verdura. Oh. Ma che buono, Ottavio, che buono. Allora, mountain climber, l'esercizio è questo. Uno, due, sempre sui palmi delle mani. Pronti? Pronti? Vi do il via quando fa il gong. Adesso vi sto solo facendo l'esercizio, via! Ma che bello, la zucca al forno! Ma usi la delica? La zucca delica? Quella verde fuori? Manteniamo l'addome contratto durante il movimento! Mentre parliamo di zucca delica! Vai così, ok, riposo, siamo all'ottavo, ok, lanci glutei alternati sui gomiti, adesso facciamo riposare un po' i polsi e andiamo sui gomiti. L'esercizio che andiamo a fare, mi sentite bene ragazzi? Ditemi se mi sentite bene, se no devo abbassare il volume e aumentare la voce. Gomiti e vado in slancio glutei alternato. Ok? Così. Via. Via. Mi concentro sempre sull'addome. Buffo fuori l'aria quando vado a alzare la gamba. Ok, riposo. Io sento molto le braccia in questo, normale? In questo sui gomiti dovresti sentire sicuramente le braccia un po' le spalle. Le spalle soprattutto, perché l'articolazione è quella della spalla. Ritorniamo sulle mani e facciamo lo stesso esercizio. Qui sono anche gli slanci, ma sulle mani. Come va? Siamo al decimo esercizio adesso. Esercizio di resistenza fisica e mentale, ragazzi. Pronti? Posizione. Vamos! Non solleviamo troppo il bacino dalla nostra linea. Non solleviamo neanche troppo la gamba, non c'è bisogno di alzare troppo la gamba in alto. Va bene così? Come vedete fare a me? Continuiamo così. Riesco alla spalla? No, stai tranquilla, non esce nulla. Per chi fa fatica,
consiglio di mettere o uno step, oppure lo si può fare anche sulla sedia, sul divano. I gomiti a posto di metterli per terra, se fate fatica o se avete una panca, potete utilizzare uno step. Sì, non lo fate chiaro, eh? Ottimo, grazie. Allora, Spider-Man, quindi è sempre. In questo caso andiamo lateralmente con la gamba, destra e sinistra. Via, destra. Cerchiamo di portare il piede quasi all'altezza della mano, lateralmente. Non fatelo veloce, fatelo piano, ma concentrato. State lì. Ok, la crisi sente molto le spalle. Sintomo di poco allenamento della parte superiore. Va bene, devi allenare un po' di più, mi spiace. Hai fatto poche dirette quest'anno. Sì, abbiamo appena iniziato a gennaio, hai fatto poco. Ma le ho fatte tutte! E dovresti fare di più. Allora, slancio laterale sul gomito. Perché ieri io ho fatto Pilates. Pilates, allora. Gamba giù. Allora, versione semplificata è questa. Ok? Versione quella un po' più strong, plank e via. Andiamo. Possiamo già partire, eh? Già partire il timer. Non è così. Sul busto, sul busto. Ginocchio a terra ma il busto su. No, non hai capito? Sul busto. Ok. Se no il plank dov'è? Ma non è un esercizio questo solo per il, diciamo. E se sente la parte del core. Se voi state completamente per terra, ad esempio fate questo. Ragazzi, non c'è minima attivazione dell'addome. Niente, zero. State lavorando all'esterno. Non ce ne frega. Questo è l'aeroplan. Ti posso tirare. È l'aeroplan, vedi? Ok. Vai. Laterale. Quindi o così, con il busto sollevato, oppure gamba giù. E andiamo, via, uno, due, col gomito. Siamo lì qualche secondo ancora, bravi. Ok, molto bene, molto bene ragazzi. Allora, stessa cosa sulla mano, quindi so che è tosto, ma è qui che vi voglio ragazzi, è qua che vi voglio, è qua che voglio vedere di che pasta siete fatti. Mano, chi sarà... passa di mano? Allora ragazzi, in questo caso chi non riesce può farlo sempre così, però sulla mano che riguardami bene, altrimenti è gamba tesa e alzo, uno, via, siamo lì concentrati, non si perde tempo, bravo, lo stai facendo una versione avanzata, non ci credo, sì, avanzata, va bene, potete, se perdete l'equilibrio, potete anche toccare giù a terra, così, mi hai deconcentrato. Okay. Vieni concentrato, ho perso io dell'equilibrio. Ti hanno scritto bravissimo! Ma di che? Ho perso l'equilibrio. Sta bene. Ok, allora, è molto importante questo esercizio, ragazzi, stare concentrati, se no... Sarà da soli proprio. Sì, non dovete avere una qui in mezzo. E sarebbe meglio. Ok, stessa cosa. Ma nella vita proprio, O così, abbiamo lo stesso. Oppure versione avanzata. Vai. Dai, qua ne voglio. Sulla mano. Ah. Il sinistro chiuso del destro. Ok, qua ragazzi ci vuole l'allenamento, Ma io domani vorrei camminare comunque, cioè, no. Già sento che domani vorrei camminare.
problemi. Non sono questi dei siti che ti fanno, che non ti fanno camminare. Le due versioni dei piegamenti, una andando a toccare tutto il petto giù, anche il bacino, l'altra classica. Pronti? Andiamo il timer. Vamos. Giù il bacino. Giù il glutio, no! Giù il bacino. Giù il bacino. Brava. Devi andare su giù con tutto il petto. Ah, allarga le braccia. Così, giù. Più giù. Il bacino, giù. Ah, bravissima, così. Dai. Ok. Allora, ecco, ragazzi, stiamo facendo l'esercizio in questo modo, qua. Il glutio qua rimane su. Non lavorate bene, lavorate solo di spalla in quel caso lì. Dovete abbassare. Non c'è bisogno di dire che la cosa è così. Chi lo fa sbagliato lo fa così. È inutile. Non è proprio io. È 18 anni che si allena ma non ce la fa. È inutile. Ci vuole sempre il cagnolino. Perdon. Cagnolino dietro. Allora, posizione semplice. Vai. Questa è la semplice. Venite con me. Allora, chi la vuole più avanzata? Plank e diventa questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riposo. Che fatica, ragazzi. Siamo solo al 17° esercizio. Mamma mia. Vabbè, non è che asciughi il sudore con la maglia per farci vedere che l'addominale, che non ce ne frega niente a nessuno, vero? Io sto sudando, cioè è inutile che tu mi dici asciugati con cosa vuoi. Non asciugamano. Ok. Allora, sempre in plank, ragazzi. Allora, chi non ce la fa può fare in questo modo qui. C'è una parte alta. Altrimenti plank e andiamo ad alzare prima un braccio e quell'altro. Alzate frontali, alternate, gambe larghe, braccia strette, manteniamo la linea, lo sta facendo anche la Cri. Cosa vuol dire questa frase? E se ce la fa la Cri, ragazzi, non avete scuse, perché lei nonostante faccia... Quando io farò la verticale al muro... Comunque fatto un po' di... No, che mi sporchi il muro! Quando farò la verticale al muro... Quello non è la parte. Ti manderò un messaggio! Ok! Allora, ragazzi, aperture, quindi siamo sempre sulle mani... Sulle mani! Questo lo possiamo fare anche sui gomiti, che è più facile. Ok? Questo. Pronti? E apro. Via, andiamo! Porca troia! Dai, quale voglio? No, sei caduta! Ma perché? Hai preso il via! Aiutatemi un po' con i piedi! Io comunque metto una telecamera di nascosta lì adesso, così almeno rido. Perché se no qua rido solo io, essendo stupido solo io, che mentre faccio gli esercizi rido come uno scemo. Vai così! Vai! L'hai suonata? La campanella! Tutti in ricreazione! Ragazzi, non è dura fare gli esercizi. È dura fare gli esercizi qualche. Allora. Ricreazione per l'altro. Invece io sono l'idolo dei nostri follower. Sono io. L'idolo! Incontrastato! Gomito laterale! Andiamo giù e su. Giù e su. Tocchiamo il bacino. E veniamo su, vamos! Una! Perché non ci metti la muscolatura, ma io ci metto la simpatia! E la simpatia è molto limpo! 5, 6, 7, giù col bacino! 9, 10, ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, suda. Mamma mia, ragazzi, ma come puoi dire che non hai male la spalla come la vacca? Ma perché io sono la spalla della grossa, capito? Sì, ma la spalla è
con la spada piccola, cazzo, mi sento un dolore atroce. Perché tu fai Pilates. Ok, andiamo dall'altra parte. Non è ancora mica finita, siamo all'esercizio. Ma sì che mi alleno, sono qua, Ottavio! Ragazzi, non si vuole allenare, fate qualcosa. Sono qua, guardatemi, sono sì, qui. C'ha un piede. Ok, lateralmente, stai facendo arrabbiare anche Ottavio. Via, uno, due. Perché loro vogliono che tu ti alleni. Ci tengo alla tua forma fisica. Così. Ma voi dovete seguire Giuseppe, non me. Così. Laterale dall'altro lato. Giù, tocco il bacino, vengo su. Inspiro, fuori. Fuori, ultime ripetizioni, dai. Siamo lì, resistenti. Ah. 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 Bravi. Dai che ci godiamo di più il pranzo quando facciamo fatica, quando superiamo i nostri limiti. Allora ragazzi, sempre laterale, sempre inclinazioni laterali, mano, l'esercizio è questo, giù, su, giù, su, è anche un po' più bello da vedere questo, c'è più escursione, più range movimento, vamos, uno, due, tre, quattro, brava, qui, sei, sette, più facile questo rispetto all'altro. Ma che mi hanno offesa allora. Ah, ragazzi, non offendetelo perché sennò diventa un casino, poi mi fa tutti gli esercizi e mi fa meglio di me anche. Mi tocca andare via. Ho fatto così con le carte, uno, l'ho preso in giro, adesso non mi dico più da 5 giorni. Prima dicevo solo io, adesso vince solo lei. Ok. Avete mai giocato a carte 1? 5 giorni che non mi dico più. Hai altre qualità. Campionato. 3, 2, 1. C'è? Ma non c'è. C'è? Vai. Ora. 2. 3. Così. Mi piace perché uno lo fai con la mano, l'altro col gomito. E lo tutti e due con la mano. Ma questo braccio non riesce bene. Allora, la qui ragazzi c'ha un braccio monco. Se anche voi non riuscite. No, a... è meno forte dell'altro, destro più forte del sinistro. In quel caso potete fare col gomito. Col gomito a posto. Oh, io sento quanto male, cioè, oh! Se avete un braccio più forte dell'altro ci sta, anch'io ho un braccio più forte dell'altro. Allora, guarda che c'è anche una mano che fa gestarci più dell'altra, vuol dire qual è? Giù, gomiti, apro e chiudo, via! Stai sollevando troppo il gluteo. Fallo più limitato un momento. Ci credo. Non ci credo. Ma dove stai andando? Qua esce tutto. Ah, più in fondo. Basta. Mi torno al tuo tappetino. Esce. Sono sul proprio esterno. Vieni avanti. Tanto qua, vieni più in qua. No, che poi mi vedono. No, non ti vedo, vieni qua. Vieni più qui. Vai. Ok, adesso ragazzi è questo. Mani, vado, in avanti, dietro. Avanti, dietro. Vai. Non correte. Fatelo controllato. Così, il ritmo è questo. Uno. Due. Sì, uno. Vabbè. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Questo è tipo un Bartis. Uno. Due. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Questo sembra facile, però. Ciao.
Tiago, vieni qui. Via quel tronde. Andiamo con le mani giù. Io sto grondando. Mani giù. Tiago, lascia la puzzolente, anzi la mano. Mani giù. Plank col busto in questo modo, come se dovessimo fare il ponte. Su, su. Signorina! Vabbè ragazzi, allora cambierò questo esercizio con
un altro che mi piace di più, lo dico in diretta, questo qua verrà cambiato con questo qua. Più bello. Twist. Let's twist again. Bello. Na, 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 na. Bello. Allora. Allora, ci asciughiamo, beviamo e siamo da voi. Io sono sempre qua, amici da casa, io sono sempre qui insieme a voi. Amici, non andate via, perché come sempre in questo momento chiacchieriamo tra di noi. Chiacchieriamo, ci fate domande, ci dite anche cosa cucinate a mezzogiorno, ci dite come andrà l'allenamento, ci dite quello che volete. Tutto qua. Allora, amici, siete pronti? Bevete e poi tornate subito qui per le domande della giornata di oggi. Non ve ne andate, che non è finito niente. Non ve ne andate. Allora, sono già andati tutti via? No, sono qua. Allora, questa, dice Ilaria, è una delle sessioni più difficili. È vero, Ilaria. Se perché? Ci credo. Vieni a sederti. Se lo dici tu, Ilaria, ci credo. Oh. Why? Perché? Non si può anticipare alle 11, chiede Ottavio. Ottavio, sei dolcissimo. Ottavio, abbiamo fatto 1000 prove. Ottavio. E abbiamo deciso. Alle 11 siamo noi e te. Si farà a mezzogiorno, perché come ti ho detto è molto comodo per noi. Poi chi sia molto comodo per noi, sì, diciamo tra tutti gli orari è quello che riusciamo meglio, perché comunque facciamo 3 dirette a settimana, organizzarle anche con i collaboratori, con i lavori che abbiamo da fare non è facile, e quindi abbiamo visto che alle 8 di mattina non è stato, comunque dopo ci hanno consigliato di spostare a mezzogiorno. Mezzogiorno è sostenibile, ma, anche perché allora, Ottavio, sono tutte registrate, quindi puoi andarla a vedere l'orario che vuoi. Assolutamente, sì, sì. Allora, ma torniamo a Ilaria, che dice questa è una delle sessioni più difficili. Perché secondo te? Peppe? Si fa i fatti suoi, amici, non so cosa stia facendo. No, un attimo. Siamo in diretta, ciao, siamo qui vicino a te, Giuseppe. Sta rispondendo ai messaggi dell'amante, io faccio finta di niente. Ok, praticamente questo è uno dei più difficili, proprio perché mi sono fatto l'appunto sul cambiamento che dobbiamo fare sull'aeroplanca. Lui si appunta tutto, amici. E praticamente questo è uno dei più difficili perché si sta molto focalizzati sull'addome, ok? Sull'addome, sulla posizione di plank, lo stress si sente sui polsi, si sente sulle spalle, sui gomiti come appoggio, l'addome è praticamente preso di mira in tutti. E quindi domani, cioè, in tutti e 30 esercizi, perché abbiamo fatto praticamente 30 esercizi, di cui qualcuno era da un lato o dall'altro, però diciamo abbiamo fatto 30 esercizi, di cui diversi erano, come vi ho detto all'inizio, 23-24. E quindi domani cosa faremo? Non c'è un delirio? No, allora, non è un esercizio questo che ti, cioè, lo senti lì per lì perché c'è una forte pressione a livello addominale, si va a concentrare molto, cioè tutto sul i nostri piani ci sono, i nostri piani hanno l'unicità, diciamo, di alcuni piani di essere molto focalizzati su alcuni distretti muscolari. Ad esempio abbiamo programmi che si focalizzano solo sull'addome, programmi che si focalizzano sui glutei, programmi che si focalizzano, che ne so, sui pettorali, programmi che vanno molto nello specifico, molto proprio nel settoriale. È normale che questo è uno di quei programmi che va a mettere a duro, come posso dire, sì, va a mettere a duro lavoro quello che è l'addome e la resistenza, perché non è come fare crunch che comunque si ha una diversa sollecitazione muscolare. Stamattina c'era un commento dove proprio mi si diceva questo, però se vedete poi nei commenti, addirittura un commento di TikTok
non si riesce poi a dare la massima espressione e spiegazione possibile, e lo voglio un attimino condividere qua con voi. Mi si chiedeva, Giuseppe, siccome c'era un video sugli addominali, mi si chiedeva, Giuseppe, però mi hanno sempre detto che mi devo concentrare sull'alimentazione e più sui plank e meno sui crunch. Allora, detta così, questa frase lascia un po' il tempo che trova, ovvero sicuramente noi dobbiamo dare importanza all'alimentazione, ma l'alimentazione vuol dire tutto, non vuol dire nulla, cioè, perché c'è alimentazione e alimentazione, bene, e anche qui. Poi il discorso del plank o il discorso del crunch, personalmente io abbino entrambe le due filosofie, cioè ho sessioni di plank che solitamente io faccio una volta settimanalmente, che poi sono diverse, non è che sempre per esempio l'avevo un plank, ci sono tante altre varianti dove vado a sollecitare con esercizi di plank in maniera diversa l'addome. Però non nego che ho sessioni di allenamento dove ci si concentra ad esempio sui crunch, ok? Quindi si fanno diversi tipi di crunch. Quindi il fatto di dire è meglio questo o è peggio quello non vi porterà a nulla, ragazzi. È il come mixate le cose che poi vi porterà a dei risultati. Cioè, personalmente io faccio vado a fare quasi tutti i tipi di esercizi, ma ciò che fa la differenza è come li vado a incastrare tra di loro, ok? A mescolare tra di loro. Una cosa che solitamente... Oh, ma parli solo te oggi, sta diretta, oh! ...fanno, ad esempio, è includere i propri allenamenti, soprattutto chi si allena molto in palestra, non includono i propri allenamenti la corsa. Settimanalmente io è una di quelle cose che includo come il plank, perché è a livello globale, a 360 gradi, dà molto beneficio. Gli ho detto un po' ieri durante le stories quali sono i benefici della corsa, che poi anche lì la corsa non è fatta solo in un modo. Ci sono interval training, c'è la corsa costante, ci sono diverse ripetute anche tempistiche, quindi anche lì bisogna sempre capire in base a quello che voi volete fare qual è la giusta metodica di allenamento in quel preciso momento. Parentesi, quindi andare a focalizzarsi e dire ah, ma è meglio il plank piuttosto che il crunch vuol dire tutto ma non vuol dire anche niente. Quindi perché vi dico questo? Perché se voi vi concentrate solo a fare plank, ad esempio, dopo una settimana o due potete andare a infiammarvi e sentire talmente male che voi vi bloccate per il restante 2, 3, 4 settimane. Quindi dovete farlo sì, ma in maniera intelligente, programmata. È finito? Ma cos'è sto monologo? Vado via. Così all'improvviso? Tutte queste parole in una volta? Non siamo mica abituati noi. Sono stato troppo fermo. Da parte tua? Sono stato troppo. Cioè, tutte queste parole. È l'isometria che mi ha fatto poi uscire. Tutte queste parole in una volta? Ah, niente, la diretta è finita, andate in pace. L'isometria è un qualcosa che io ho introdotto negli ultimi anni. Ma cosa hai mangiato stamattina? Pane e cipolla. Madonna, ma veramente, tu trovi parole. Ma dove ti vengono tutte? Guarda che ci fai bruciare la fotocamera. No. Ma dove ti vengono tutte queste parole improvvisamente? Delle volte arriva. Ma tu lo sai che oggi è il Croissant Day, mondiale. La giornata mondiale del cornetto? Allora, ragazzi, adesso siamo qui, diciamo come la Cri. No, io lo spiego da qui perché sono struccato. Allora, adesso vi spiega la storia che ha spiegato a me. No, anzi, secondo voi il cornetto, la brioche, è francese o di un altro stato? Dove è nato sto cornetto? Perché è importante, voglio che le persone siano informate. Io l'ho scoperto stamattina, non lo sapevo. Tu lo sapevi? Dove è nato il cornetto? Tu io, lo sapevi? Io lo sapevo. Dove sapevi? Cosa sapevi? Che è nato... Dove? No. Lo sai? È nato in Austria. Vediamo se i nostri amici lo sapevano. Perché magari hanno già scritto. Lo sapete? No, vanno via tutti quando si parla di cornetti, di cose da mangiare, perché loro sono troppo fit e quindi non vogliono parlare di queste cose. Ciao Alessandro, ciao Maurizio. Comunque, il croissant è nato, oggi è la giornata mondiale del cornetto, della brioche, che non è nata in Francia, ma è nata in Austria. No. Sapete perché? Dai, spiegaci. Lo vuoi sapere? Vai. Fammi delle domande. Vedi, lei non lo sapeva che oggi era... Allora, la crista alla fine è arrivata in ufficio dicendomi, ma lo sai che c'è la giornata mondiale della... Sì, allora, il croissant ha la forma... Ha la forma di una mezzaluna. Perché? Perché è nato in Austria. Perché c'era questa guerra. Esatto, no? Una guerra tra turchi e Vienna, le truppe austro-ungariche.
Le truppe austro-ungariche, grazie ai fornai di notte, si rendono conto, è nato in Calabria, che si rendono conto, le truppe austro-ungariche si rendono conto che stanno arrivando i turchi, stanno arrivando i turchi. Cioè i turchi vanno verso l'Austria. Verso l'Austria. I fornai di notte se ne accorgono, sì. Chiamano l'esercito, dicono, amici, qua c'è... cemenano del brutto, l'esercito si sveglia di notte, combatte contro i turchi e vince. Ma i fornai l'avevano prima fatti mangiare i soldati oppure... No, si erano accorti di questa invasione turca nella notte. Se vincete la battaglia, qui ci sono le paste. No. Secondo me sì. Dato che vinto, l'impero austro-ungarico batte i turchi... I fornai dicono, vabbè. C'è stata la promessa del... Facciamo un dolce. Se vincete, Jeschne Past. Questo gli hanno detto. E infatti, hanno creato questo cornetto da colazione per dire, noi, cioè, vi mangiamo a colazione. No, la questione della bandiera. Perché sto dicendo che il cornetto... No, se dice le cose, devi dire fatte il bene. Cornetto ha questa forma... se dice, devi dire fatte bene, se no la gente a casa non capisce. Il cornetto io ha... Già stamattina sono messo mezz'ora per capire questa cosa, che il bandiera della Turchia c'è anche... Il cornetto ha questa forma, mezzaluna, proprio per far capire quanto l'impero austro-ungarico avesse battuto i turchi. Nella bandiera turca c'è la mezzaluna, lo spicchio di luna, ed è per questo che il croissant ha questa forma. Cioè, noi siamo anche un po', allora, National, ragazzi, Geographic, un po' anche dire. Piero Angela, fatti un po' più in là. Cioè, è bello scoprire queste cose, perché comunque la storia, no, è un po' come... La storia delle cose. La storia è Cristina, ragazzi, Cristina è la storia. Quindi, poi un'altra cosa che voglio dire, visto che la Cri oggi è, stamattina c'è stata una cosa bellissima, che un pacco doveva arrivare da una parte e addirittura doveva arrivare lunedì, è arrivato oggi perché il Corriere, cioè quello che... il Corriere... Amir! Cioè, è il Corriere personalizzato di Cristina, cioè Cristina c'ha i Corrieri personalizzati. Secondo me, lui quando vede il mio pacco in magazzino, allora, lo mette avanti agli altri, sicuramente. Un altro indirizzo, che era a casa dei genitori della Cri, lui l'ha visto, ha visto il nome, ha detto no, io non vado in questo indirizzo, vado direttamente a casa di Cristina a portarglielo. Poi il pacco doveva essere capitato lunedì, probabilmente lui l'ha visto e ha detto no, fino a lunedì è Cristina, io lo porto di sabato mattina. Quindi allora, ce l'ha portato stamattina il pacco quando io lo dovevo ricevere lunedì pomeriggio su un altro indirizzo. Io voglio dirvi questa cosa, sì. I corrieri dovete trattarli bene, perché sono loro che vi porteranno le cose. Io a questo ragazzo offro sempre il caffè. Se ho in casa dei cioccolatini, gli do i cioccolatini quando mi porta i pacchi, perché gli voglio un gran bene. Cioè, veramente gli voglio bene a questo ragazzo. È un ragazzo di colore dolcissimo, bravissimo, veramente, veramente speciale. Seguirà la diretta. Ciao. Ciao Amir. Okay, lo adoro. Ottimo. Comunque, ragazzi. Allora, per quanto riguarda la prossima diretta, noi ci vediamo lunedì qui con altre novità, perché vi dico che ci saranno altre novità, altre belle novità. Tra metà di questo mese e inizio del prossimo avremo novità che neanche io so, quindi va bene, lanceremo un nuovo le imparo format. Qua in diretta lanceremo un nuovo format che vi piacerà sicuramente, e che dire, ci vediamo lunedì, state in allerta perché ce ne saranno delle belle anche lunedì con Marco, che probabilmente sarà qui, che dire, buon weekend amici, ciao.